Giulia Cencioni, siamo qui davanti a un bellissimo lettino che tra poco doteremo di una modella per presentare il metodo Liftage che Giulia ha studiato, ideato e messo a punto. Giulia, ci spieghi rapidamente in che cosa consiste questo metodo e che benefici apporta? Allora, il metodo Liftage è un metodo di ringiovanimento naturale e lavoriamo completamente con la manualità, non utilizzo prodotti se non un po' di olio, però tutto, diciamo, non c'è cosmesi e non c'è nulla di non naturale. E lavoriamo sulla muscolatura principalmente, cioè sullo scollamento dei tessuti. Questo ci aiuta a ripristinare la circolazione, a rinnovare la texture della pelle e a alleviare delle contratture e portare dei benefici totali che vanno, diciamo, dalla parte del trapezio fino alla calotta. Lavoriamo sul massetere che spesso causa contratture che possono portare a mal di testa, quindi lavoriamo sull'estetica ma contemporaneamente sul benessere, e quindi è un trattamento che a 360 gradi ci aiuta a ringiovanirci e a stare meglio. Quindi sostanzialmente siamo sempre ovviamente nel tema dell'estetica, della bellezza, con un qualche cosa che non è invasivo, nel senso ci rende bella senza la chimica, ma va a fare degli interventi sulla muscolatura facciale o delle zone faccia-collo, con una rilassatezza sulla parte del muscolo e quindi un qualche cosa che interviene poi anche sulla pelle a questo punto. Sì, perché dando la possibilità di nuovo al collagene di ripristinarsi in modo naturale, alla circolazione, all'ossigeno del viso di riformularsi, ovviamente la pelle ne trae un beneficio. Spesso abbiamo la pelle stressata, o comunque con il tempo, diciamo con l'avanzare dell'età, appunto il collagene tende a diminuire, e il fatto di stimolare la riproduzione naturale ci aiuta ovviamente ad avere una sorta di ringiovanimento. Ovviamente noi lavoriamo sul muscolo e lavoriamo manualmente, quindi la differenza tra tutto quello che poi è chimico o legato al macchinario è che ci possiamo soffermare diversamente su quello che vediamo più bisognoso rispetto a un'altra parte, e che ogni persona ha una reazione differente rispetto ad un'altra, quindi probabilmente in tre sedute possiamo avere un risultato, diciamo, migliore rispetto ad un'altra persona, però dipende molto da appunto la nostra struttura, dal nostro stato di salute, dal nostro stato di contratture, perché questo ci tengo a precisarlo, spesso è più il benessere che abbiamo a livello fisico piuttosto che quello estetico. Un quesito, tu hai parlato di tre sedute, dato che sei stata chiara che ognuno di noi è differente, quindi anche la manualità da un lato può essere mirata, perché il professionista, la professionista riesce a capire manipolando la muscolatura, il viso, i tessuti, se ci sono anche criticità in certe zone rispetto ad altre, e quindi si è mirati rispetto a un macchinario che non è intelligente per ora, andando a colpire situazioni specifiche. Quant'è il numero di sedute, o comunque un qualche cosa che ha senso proseguire nel tempo perché fa bene anche con una certa continuità? Cioè, può essere un mix tra una pelle tra virgolette tonificata, ringiovanita, e un massaggio all'anima nel contempo? Beh sì, sicuramente, anche perché diciamo, la maggior parte dei miei clienti a un certo punto si addormentano, quindi è sicuramente un massaggio all'anima e anche una coccola. Di solito si utilizza un protocollo che va dalle 4 alle 5 sedute ravvicinate, questo perché appunto il nostro corpo ha una memoria muscolare, quindi proprio come quando iniziamo la palestra, andarci una volta al mese inizialmente non ha senso. Dopodiché noi cerchiamo di stimolare questa memoria muscolare modificandola,
e proprio appunto come quando si fa attività fisica cerchiamo di fare i famosi mantenimenti, cioè io consiglio sempre di continuare ogni 3 settimane, massimo un mese, proprio per non far tornare allo stato precedente la muscolatura e comunque contemporaneamente andare a contrastare ciò che potrebbe avvenire, perché lavoriamo su un ripristino iniziale e su un, diciamo, un cercare di sì, un impedimento rispetto appunto all'età che avanza. Allora, io a questo punto sono anche curioso di vedere in che cosa consiste questo trattamento liftage che hai messo a punto, quindi chiamerei la nostra modella. Ecco, abbiamo la nostra Tiffany, stai strofinando le mani perché avevi un olio? Sì, olio naturale, 100% mandorle, inizialmente ne mettiamo un po' solo per l'attrito. Ok, e cominci con un massaggio? Sì, iniziamo con, diciamo, scaldiamo la parte appunto delle scapole e del trapezio e cerchiamo di ammorbidirlo. Sostanzialmente spesso la modifica del nostro volto, in particolare dell'ovale, è strettamente legata a una cattiva postura o a cattive abitudini, particolarmente in quest'epoca digitale dove a causa dei telefonini siamo sempre un po' piegati con la testa. Quindi cerchiamo di scaldare, ok, in questo modo lavoriamo appunto sulla muscolatura contratta. Quindi scusa, per certi versi se stessimo in campagna senza tante preoccupazioni, senza cellulari e senza computer, già partiremmo più rilassati. Sì, esattamente, partiremmo più rilassati, diciamo questa è la parte sempre un po' più difficoltosa perché con i lavori al computer, con lo stress e appunto con tablet e cellulari vari, questo punto che si chiama poi la gobba del bisonte tende sempre ad essere gonfio e contratto e quindi si porta dietro di sé tutta la parte, ecco qua, del trapezio che non ci aiuta affatto. Dopodiché spesso saliamo. Scusa, questa è anche una causa potenzialmente dei mal di testa? Sì, assolutamente dei mal di testa. Le cause del mal di testa sono due, appunto l'essere contratti qui nella parte cervicale e poi essere contratti, come vedremo successivamente, nella parte del massetere, che è appunto il muscolo della masticazione che spesso viene serrato con il morso durante la notte perché si digrigna, non ci se ne accorge e questo può riflettersi sulla cervicale, sulla testa, sul trigemino, quindi noi partiamo dal cercare di rilassare tutto quello che è contratto. Quindi questo vuol dire che per certi versi tu potresti avere collaborazione anche con i dentisti, quindi la parte odontoiatrica? Sì, sì, ogni volta che vedo poi delle contratture eccessive oppure vedo delle problematiche appunto legate al digrignare o al serrare, consiglio poi una visita specialistica dal dentista, dall'odontoiatra. Quindi è un'attività ambivalente, mettiamola così, cioè potresti essere tu a consigliare una visita specialistica da un lato, potrebbe essere anche lo studio dentistico a consigliare un intervento di massaggi di questo tipo? Certo, e viceversa, c'è una possibile collaborazione senza dubbio, io posso aiutare comunque a rilassare mentre loro possono intervenire più dal punto di vista medico. Dopo di questo ci possiamo girare. Ok, mettiamo sotto la testa del cliente, scusa Tiffany, un asciugamanino per agevolare. Ok. Dopodiché passiamo al décolleté. Iniziamo a scollare i tessuti. Spesso chi ha un seno grande tende ad avere il famoso riflesso di fuga, quindi una postura chiusa e contratta. Quindi anche qui apriamo e cerchiamo piano piano di agevolare
Questo vuol dire se fosse quindi un seno una taglia rilevante tende a io direi ingobbire, incurvare, e quindi la parte del massaggio tende a questo punto ad aprire anche la muscolatura e le spalle? Sì, perché poi i muscoli diciamo tendono appunto a chiudersi e quindi questo metodo di scollamento, che è quasi un impastare, aiuta la forma appunto contratta a rilassarsi ed aprirsi. Spesso lavoriamo poi anche con diciamo l'apertura del diaframma e con una agevolazione anche della parte insomma delle viscere, quindi facciamo un piccolo massaggio che può sempre aiutare poi al rilassamento totale. Dopodiché il modello ha tanti capelli, passiamo sempre dietro e di nuovo agevoliamo un po' il trapezio. E sembra che Tiffany abbia una faccia abbastanza beata, credo si stia godendo questo massaggio. A questo punto di solito passiamo al collo, passo di qua questa volta, con delle pliche partiamo dal mento e avanziamo proprio come un impastamento, cercando anche qui muscolarmente di tirare i tessuti. Ora ovviamente Tiffany è una ragazza molto giovane, quindi non ha evidenti segni. Spesso però ci sono proprio delle piccole righe, diciamo che sono proprio le fessure della ruga, e quindi noi facciamo un po' un effetto a molla e cerchiamo piano piano di allentarle. Questo ovviamente sempre da entrambe le parti e cercando appunto di impastare e cercare sempre di portare tutto verso l'alto. Dopodiché, quando abbiamo fatto sia destra che sinistra, lavoriamo sul mento e sul famoso ovale. Laddove è necessario, che non è il suo caso perché appunto è una ragazza molto giovane, lavoriamo anche un po' di pompage, cercando appunto di aiutare la linfa a ripristinarsi, e quindi può essere fatto sul décolleté, su tutti i punti che ci aiutano per il connettivale. Perché tra l'altro la regola anche su visi che hanno la pelle più rilassata, spesso è il collo e il décolleté quello che viene invece maggiormente in evidenza in negativo se guardiamo questi temi. Sì, infatti un'altra cosa che cerchiamo appunto molto di rilassare è questo, lo sternocleido, perché spesso essendo contratto si unisce completamente al viso, e come dicevamo prima il collo è sempre la prosecuzione appunto delle scapole, del trapezio, e quindi spesso la postura fa sì che sia talmente tanto contratto che è molto più facile segnarsi. Giriamo la testa della modella, spesso utilizziamo diciamo l'asciugamanino che è più facile, e poi iniziamo appunto a trattare. Tendiamo sempre ad allungare e a rilassare, ad aprire, lavoriamo tantissimo con la postura e lavoriamo sempre così ad impastare. Adesso chiedo Tiffany, tu stai bene, sei tranquilla? Benissimo. Può succedere, come ad esempio Tiffany, nonostante sia giovane, che ci siano delle contratture molto evidenti, quindi noi cerchiamo piano piano di scioglierle. Ora non sono visibili ma si sentono, è come una pallina. Quelle spesso non ci aiutano a livello di circolazione. Molto spesso vengono da me delle clienti e mi dicono: ah, mi sono ingrassata, il mio volto è la conseguenza. Invece sono semplicemente piene di acqua. Siamo abituati molto a dedicarci al corpo dal punto di vista linfatico, anche con massaggio e terapie, però poco al viso. Il viso spesso è una concentrazione pura di acqua che ovviamente non siamo riusciti ad espellere. Lavoriamo anche sulla parte della bocca attraverso il modiolo, lo allunghiamo. Questo
rassicurerà tutte le signore perché possiamo avere labbra più, più morbide. Io avrei giurato invece che le zittiva, le signore, adesso mi permetto questa battuta, no, invece volevo dire un'altra cosa, vedo che tu man mano che manipoli determinati muscoli o cosa, parli dei muscoli sottostante e quindi c'è tutto un tema di conoscenza della muscolatura e questo credo sia una cosa importante perché non è un trattamento medico ma le competenze profonde su certi argomenti ci devono essere. Beh sì, sicuramente per lavorare sui muscoli bisogna conoscerli anche perché ogni muscolo poi ha una direzione, ha un modo di si è talmente rilassato e c'è il solletico e dobbiamo dobbiamo cercare di capire l'indirizzo, ecco, la traiettoria per portarlo a termine. Ok. Poi andiamo a lavorare, ogni tanto possiamo un po' così lubrificare per tenere. Andiamo a lavorare su il naso, spesso anche il naso è molto gonfio perché è ricco d'acqua, quindi cerchiamo di sciogliere le tensioni e per assurdo spesso dopo la prima seduta sembra molto più fino, sembra molto meno pronunciato in alcuni casi. Questo proprio perché alla fine abbiamo la famosa ritenzione idrica anche nel volto. Anche nel volto, e infatti per assurdo un paio di volte delle clienti mi hanno detto: ma come si fa ad espellere l'acqua? È la stessa metodologia delle gambe, tutto il corpo, è sempre tutto collegato. Ovviamente se non viene stimolato, lì rimane. Lavoriamo sulle nasolabiali. Sulle nasolabiali lavoriamo in due modi. A fine trattamento spesso viene utilizzato il buccale, che è un massaggio interno. Siccome sono un po' difficili da lavorare esternamente, poi passeremo a lavorarle anche internamente. Lavoriamo sugli zigomi e poi cerchiamo sempre di delineare e definire e poi apriamo. Dopo aver fatto questo, sempre ovviamente destra e sinistra, giriamo di nuovo la modella e andiamo anche a lavorare un po' sulla calotta, quindi ammorbidiamo, utilizziamo dei massaggi circolatori e anche qui, ovviamente con una presa ferma, cerchiamo di staccare, di scollare un po' il muscolo. Ecco, anche questo tema dello staccare e dello scollare lo usi spesso perché sostanzialmente, se ben comprendo, è come se i muscoli andassero in una sorta di comfort zone, cioè si appiattiscono sulle ossa e su loro stessi, perdono di mobilità? Beh, diciamo che i muscoli con il passare appunto del tempo tendono ad incollarsi alla pelle perché viene a mancare il collagene naturale, quindi piano piano con l'età meno ne abbiamo, più c'è questa aderenza. Scollandola cerchiamo di distanziarli di nuovo, come quando siamo bambini, non so se ci fate caso, i bambini hanno sempre il nasino appoggiato, c'è proprio una, come se ci fosse una sorta di diciamo di gravità verso l'alto rispetto alla pelle. Quando loro fanno un'espressione non si portano come noi dietro tutto, no? E invece con l'età poi succede questo. Quindi noi scollando proviamo a riavvicinarci lontanamente a quello che o succede quando siamo piccoli. Stimoliamo il cuoio capelluto. Lo stimoliamo sempre perché comunque anche qua spesso la circolazione
Ma ti sto dicendo, è una sorta di irrorazione dei tessuti alla fine. Dale, lavoriamo in due sensi, qua lavoriamo sul muscolo e cerchiamo di scollarlo. Ecco, questa è tutta la parte del massetere che dicevo prima, quindi la ammorbidiamo un po', se necessario facciamo aprire leggermente la bocca e piano piano, anche con delle vibrazioni, la portiamo verso l'alto. Ovviamente questo viene fatto tutto con molta calma. Infatti sto dicendo, più o meno quant'è ora noi siamo raccolti nei tempi, andiamo più veloci, ma più o meno la durata di un trattamento di quant'è? Allora, nel trattamento completo io, diciamo, mi prendo 90 minuti e spesso è successo anche di superarli, però dura circa un'ora e mezza, proprio perché viene trattato tutto molto lentamente. Poi alla fine c'è questa parte dell'intraorale e spesso utilizzo anche dei taping per comunque fissare dei punti dove incondizionatamente il cliente va a mettere il proprio stress o la propria tensione. Una cosa, dato che a volte si parla di cromoterapia, aromaterapia, musiche, queste cose, c'è un qualche cosa contorno? Perché è ovvio che la sostanza è il massaggio e tutto il metodo che hai messo a punto. Ci sono anche altre cose? Durante il trattamento? Sì. Sicuramente sì, tendo sempre a utilizzare una musica di sottofondo molto rilassante, ho sempre, insomma, sì. Utilizzo anche l'aromaterapia, l'arancia piuttosto che la cannella. Dobbiamo creare sempre un ambiente familiare e rilassante per il nostro cliente che si affida e confida. Poi ci sono anche le persone che amano la seduta psicologica, quindi per un'ora e mezza stimoliamo anche. E chi è sotto trattamento può parlare durante? Perché rilassarsi credo non lo preveda. O uno si lascia andare, magari non ne ha voglia, però magari parlare è una controindicazione o non è un problema? Allora, io lascio molto libero il cliente perché credo che questa poi sia un'ora e mezza per se stessi, sia una coccola che ci diamo, quindi c'è chi viene che realmente ha bisogno di raccontarmi le proprie cose e ad eccezione di momenti in cui agisco il lavoro appunto sulla bocca, che evitiamo, li lascio tranquillamente esprimere. Altri realmente dormono da quasi subito, perché probabilmente riesco a lasciare andare, a farli lasciare andare le contratture che si portano da tutto il giorno dietro e quindi ci sono molti modi diversi di viverlo. Ora stiamo leggermente stirando la parte sotto degli occhi. Ecco, anche questa è una parte che ad esempio per le persone un po' avanzate di età le dedichiamo molto tempo, spesso mi soffermo un quarto d'ora solamente sugli occhi. Ecco, di solito si parla zampe di gallina, contorno occhi, i muscoli della fronte. Quali sono le parti che hanno poi più bisogno di essere curate? Perché da un lato c'è la coccola e ad ora è quello che mi affascinerebbe di più, forse per lo stress della quotidianità. Però quali sono le parti che hanno maggior bisogno? Cambia qualche cosa in base all'età? Non lo so. Allora, sicuramente quando viene da me una ragazza giovane che mi dice ho il problema delle occhiaie o ho il problema del viso gonfio, agisco molto sulla linfa, come dicevo precedentemente. Piuttosto che con l'avanzare dell'età, sì, abbiamo i classici problemi delle famose zampe di gallina, delle nasolabiali o della fronte, dei corrugatori. C'è anche questo fatto di come noi utilizziamo il viso nella nostra mimica facciale, che spesso è in uno stato avanzato anche in persone giovani, perché ci sono delle persone che tendono molto a corrugare mentre parlano. E quindi cerchiamo di anche aiutare, quello è un lavoro che faccio molto appunto attraverso i tapping, perché
mobilizzando la zona anche solamente per dormire, uno poi si rende conto della tensione che mette. Diamo un po' di respiro a questo muscolo perennemente contratto. Però sì, diciamo che le parti principali in cui agisco sono appunto quelle delle nasolabiali, dell'orbicolare intorno agli occhi e poi quelle appunto della fronte. Anche qua scogliamo. Ecco, spesso ci sono delle ragazze, anche giovani, o dei ragazzi, perché ho anche clienti uomini, che con questo, cioè in questa parte, diciamo, della fronte, trovano beneficio anche per mal di testa o sollievo. La fronte è una parte dove mettiamo tantissima forza ed energia e non ce ne rendiamo neanche conto. Infatti stavo chiedendo, collegandomi al discorso di prima dei tepi in queste attività, c'è anche un metodo preventivo su certe cose, cioè è come se uno gesticolando si facesse del male, insegnare a gesticolare meno o insegnare a essere meno mimico faccialmente parlando. Allora, diciamo che su tutto quello che è naturale noi ci dobbiamo aiutare. Io interagisco molto con i miei clienti dandogli anche dei consigli appunto di autolifting a casa, degli aiuti di esercizi posturali, venendo io da un pregresso appunto di insegnante di Pilates, di ex ballerina, quindi posso aiutarli anche in tal senso. Io ci tengo molto che il mio cliente impari con il tempo a coccolarsi anche un po' da solo, quindi do sempre dei piccoli esercizietti da fare davanti alla televisione, da fare in dei momenti di vuoto sul divano. Pensavo anche quando uno è in macchina ai semafori, o visto che a Roma sul raccordo ci potrebbe essere il tempo. Sul raccordo uno riesce a fare tutto il viso, credo. Per ultimo poi lavoriamo appunto di nuovo sulla calotta, ammorbidiamo, stimoliamo. A vedere Tiffany mi sembra ritornata come volto, non dico all'elementare, scuole medie. Perché Tiffany ha 64 anni, lo possiamo dire. Sì. Spesso mi soffermo anche molto appunto su, che non è sempre il caso di Tiffany, però anche sulla stimolazione del cuoio capelluto, laddove noto che c'è una difficoltà nella ricrescita oppure un'iniziale perdita di capelli. Sicuramente non possiamo evitare che vengano persi, però possiamo aiutare a ristimolare la produzione. Quindi siamo giunti sostanzialmente al termine come trattamento nella nostra, chiamiamola, demo in questo senso. A questo punto utilizziamo appunto l'intraorale laddove ce ne fosse bisogno, utilizziamo un guanto e cerchiamo di raggiungere appunto dall'interno il massetere e di scioglierlo ancora un po' laddove fosse necessario, e poi stimoliamo la guancia portando sempre tutto verso l'alto con questo movimento, sempre tirando tutto verso l'alto, stimoliamo, a volte entriamo e stimoliamo nella parte appunto delle nasolabiali, possiamo stimolare nel sotto, diciamo nel sottolabbro, nella parte del mento, e questo ci aiuta un po' a ripristinarlo. L'intraorale viene fatto quasi sempre, ma non con la stessa durata, però per i visi, ad esempio come Tiffany, che chiamiamo tessuto meno, cioè tessuti molto magri, questo ci aiuta, perché poi con l'avanzare dell'età si tende a svuotarsi, quindi un viso un po' più pieno è più facile da lavorare dall'esterno, mentre quelli un po' più scarni sono più facili dall'interno, e quindi c'è questa parte dell'intraorale. Laddove si può, perché non si deve andare in giro, ma a casa applichiamo dei tapping, altrimenti li do, li consegno, loro faranno solo a casa e poi siamo pronti per il prossimo appuntamento. Allora, questo è Giulia Cencioni, il metodo Liftage. A presto. Grazie. E ringraziamo Tiffany.